Ma il destino è beffardo e a volte aiuta gli stolti, perché contro ogni previsione, nell'assurdità degli eventi, capita l'impossibile. Angela! Angela! La macchina che gli taglia la strada al suo interno ha Angela Merkel! Angela! Angela! Infischiandosene delle guardie del corpo che circondano la macchina, i due corrono verso di lei per urlare le loro assurde richieste. Angela! Togliamo l'euro, Angela! L'euro, scaffati allo c***o! Angela! Come potete notare, incollati a loro, probabilmente ci sono agenti dei servizi segreti. Angela! Ave Angela, Rosa! Come mai Angela, ce la siamo nella merda! Che punk vi state facendo con tutti i soldi che c'è? Angela, siamo nella merda! E come te la ridi, eh? Fai tornare la lira! Noi in mezzo alla strada e voi a ridervela qua, e grazie! Angela! Chi sa, pigli del culo, si manu! E normale, si arreda, Angelina! Di questi tempi, il loro inveire contro la Merkel, abbinato al possesso di un bagaglio sospetto, fa sì che i due finiscano sotto il tiro dei cecchini situati sui palazzi adiacenti. Ma loro, ignari di tutto, continuano imperterriti. Padri! Che andare a me! Angela, torniamo alla lira! Ci voleva a fine mese! Ma le